questo era veramente spettacularis. Che questo è veramente una goduria. Ristoratori, quanto avremmo speso? Quasi 2 mesi fa sono andato a provare quello che secondo TripAdvisor è il miglior sushi di Milano. Ecco, questo è quello che è successo. Se dovessi scrivere un libro della mia vita, molto probabilmente si chiamerebbe Sono in ritardo. Ciao Pala. Ciao Yashi. Io. Ciao. Sì. Bene, bene, bene. Sì. Oppure, vabbè, gli uramaki non sono tanto costosi. 8 pezzi, 14, 13. Ho visto altri giapponesi normalissimi più cari. Vabbè, la zuppa miso va provata. E abbiamo preso un sacco di roba bellissima e costosa. Tutto molto bello, poi da domani si ritorna agli all you can eat. Stiamo aspettando da almeno 5 minuti, fai anche 10. Sono in metallo le bacchette. Se invece le portiamo a casa. La cosa è che avendo preso il menù degustazione non sappiamo neanche cosa ci arriverà. Ci porta un gatto, 2 cose, 3 cose. Vai. Prego. Grazie. Grazie. Io non sono fatto per queste cose qui. Praticamente ci ha portato il tè, ok? Qua è arrivata la tartare impanata con il coso in fusione. Opa. E la clessidra con il tempo, e ci ha detto di aspettare 5 minuti per il tè. Assaggiamo questa. Abbiamo questo crostino qui. Ah, è morbido. Iniziamo con questa tartarina impanata, porzione molto generosa. Solo che è talmente poche che... Però... Non lo so, Rick. Qua intanto la clessidra va. Grazie. Qui iniziamo il nostro percorso. Sashimi di berice con salsa ponzu, in questo caso qui col ghiaccio, leggermente scottato da una parte. Sì, sì, instagrammiamo tutto. Beh, interessante. Vai, buon appetito. Che non si dice da Galateo. Questo sembra già da bello. Ok, mangiamo. Buono, con il ghiaccio qua fai la granita. Sì, buono, è molto delicato. Molto più del branzino. Con tutto quello che costa vai. Vabbè, bella la descrizione del piatto, cioè. Esatto. Bella assaggiarlo. Perché lui arriva e ti descrive il piatto, ti descrive cos'è. Non è semplicemente mangiamo cose a caso. Secondo me una volta come esperienza ci può stare. E niente, abbiamo già finito il nostro sashimi di berice. Pesci che non conoscevo neanche prima di oggi. All'all you can eat avrei mangiato pure la foglia. Proviamo il tè bianco. Preso. Sì, grazie. Ho provato a versare il tè, si è catapultato il cameriere e me l'ha versato lui. Buono, normalissimo tè da 20 centesimi. Gambero rosso di Mazara del Vallo e la zuppa miso. Proviamo questo gambero. Ah, madonna, tra l'altro belli grossi. Come lo mangi? Li ho sempre mangiati con le mani i gamberi. Ok, questi sono buoni. Questi sono buoni buoni. Questi sono veramente buoni. Questi sono buoni buoni. Questi sono veramente buoni. Succhiamo qualsiasi cosa che si può mangiare, visto che buono. Devo dire che questo è veramente una goduria. Questa è la situazione. Ultimo gambero. Questi sono buoni buoni. Questi sono leggermente caldi, ma non cotti. Questi sono veramente buoni. Ma l'antipastino faceva parte delle portate, no? Sì, sì, sì. Poi sicuramente io non sono esperto per giudicare, Sto basando la mia esperienza su dati empirici. Però di zuppe miso ne ho mangiate tante. E questa qui tra l'altro è bella abbondante. Cioè uno di solito nei ristoranti stellati si aspetta le cose. Invece qua più grande dei sushi normali. Buona, buona, buona. Comunque sì, normalissima zuppa miso. E io la mangio sempre. Raga, io non sono fatto per i ristoranti stellati. Fermi tutti però, prima di procedere con le pietanze, volevo presentarvi lo sponsor del video di oggi, che è NordVPN, che ci ha appunto offerto questo pranzo. Ne hanno già parlato altri miei colleghi, per chi non lo conoscesse è un servizio di Virtual Private Network, VPN appunto, che permette in alcune circostanze di navigare in rete in modo sicuro e anonimo, proteggendo magari il vostro IP, facendo un sacco di cose interessanti. Viene usato per esempio per guardare contenuti bloccati in determinati paesi, piuttosto che per esempio per prenotare i voli da un altro paese per vedere se sono più economici, tutte queste cose qui, insomma. Diciamo che usate nel modo appropriato le VPN possono essere davvero davvero utili. Io personalmente non tantissimo, ma in qualche circostanza le uso. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Comunque basta che andate su nordvpn/yakidale per avere uno sconto speciale, grazie a me, e avrete il 75% di sconto più un mese gratis, con la possibilità di essere rimborsati tra l'altro, pagando quindi tutta sta roba meno di 3 euro al mese. Se volete maggiori informazioni vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Torniamo al sushi. Allora, ha fatto tutta la presentazione, non mi ricordo niente. Comunque questa è la loro selezione di nigiri. Aspetto di partire da sinistra verso destra. E questi qui sono i miei 2 gunkan. Guardate che belli, guardate come li hanno presentati. In teoria i nigiri si piegano
è scivolosissimo e si puccia solo il pesce. Iniziamo da questo qui. No, disastro. Ci sta, da sinistra verso destra. Questo è oro? Pazzesco. Andiamo di gambero, gambero rosso dell'Himalaya. Ok, si sta distruggendo. No. Oh. Questo era proprio buono. Questo video sarà fatto di ci sta, questo era buono, questo era proprio buono, buonissimo, pazzesco. E questa sopra cos'è? C'è una pellicolina. Che pesce aveva detto che era questo? Beh, molto interessante. Pesce sconosciuto. Sono curioso di provare il tonno, che guardate, c'è anche la foglia d'oro. Sto onigiri di tonno. Guardate che bello, si vede proprio che è bello grasso. Puntina di soia. Ok, veramente divino. Il problema dei sushi all you can eat è che tutto ha sempre lo stesso sapore. Invece qui ogni piccola cosa proprio senti la differenza. Questa qui invece è l'anguilla. Ho mangiato una volta l'anguilla. No, sto facendo un disastro sulla tovaglia. Bella spessa. Madonna. L'unica volta che avevo provato l'anguilla non mi era piaciuta, ma questo qui mangiava anche lo zenzero. Lo zenzero sì, serve per sciacquare la bocca, il gusto. Andiamo di Gunkan. Cioè, guarda come li hanno presentati. Cioè, non ti viene da mangiarli, ti viene da ammirarli. Ovviamente instagrammiamo. Salmone e quaglia, che costava tipo 5 euro, 6 euro. Questo qui costava invece tipo 10 euro. Prendi. Mangia. Leggero. Vado? Sì. Anche qui il tonno, cioè veramente è un altro gusto. Cioè io pensavo di aver mangiato del tonno fino ad ora, ma basta. Anche lo zenzero non sa di sapone come lo zenzero normale. Sa di sapone, ma meno di sapone. Un sapone più pregiato. Noi ci gustiamo la nostra zuppa miso. Raga, qualcosa non quaglia. Questo qui è calamaro con alghe e uovo di quaglia. Mi ha portato tipo una forchetta, quindi la usiamo. Ha detto di rompere l'uovo in questo modo e poi di mangiare, giusto? Madonna, è tutto molto morbido, tutto molto pregiato. Così? Sto facendo un casino. Non so, non capisco. Così. Molto delicato, molto buono. Uso anche il cucchiaio. Ah, li mangi tipo spaghetti? Così? Si presenta così. Carote, mangiamo tutto. Sì, è un po' gommoso tipo calamaro, ma non gommoso in senso brutto. Cioè senti proprio la consistenza. Ciao. Facciamo fare... Certo. Come ti chiami? Luigi. E io faccio video su YouTube. Molto buono. Tartare di wagyu da mangiare anche comodamente con le mani. Ha detto lui di mangiare con le mani. Possiamo. Tutti i piccoli dettagli sono curati. È incredibile sta cosa. Da dove si inizia? Si mangia con le mani tutto? Quindi si fa così? Dici? Non lo so. Madonna, la wagyu è manzo pregiato, tipo la carne di Kobe. L'avevo assaggiata a Londra in un hamburger tipo, ed è veramente delicata. Questa è mela verde. È una mela tagliata finissima. Pazzesco. Questa è veramente buona. Afrodisiaca. Sì. Sono nostre. Siamo a metà, secondo me. No, io no, grazie. Vai, Tola. Finge di essere esperto. Con la crema base di tonno d'oro. Spaghettino con lo zenzero, il gambero, tempura, sì. Spaghetti giapponesi. È lo zenzero. È lo zenzero che è piccante. Mentre raga, io voglio fare il food blogger. E questi cosa sono? Boh, qua ti portano prima la forchettina e poi l'alimento. Cioè ti creano quell'hype. Cos'è questa roba qui? Cartone? Ostrica dell'Irlanda. Devo dire che questa si presenta veramente bene. Penso così. Finito gli aggettivi. Questo era veramente spettacularis. Citando il buon Marco Togni. Le ostriche non mi hanno mai invitato tanto, ma questa qui presentata così. Poi anche il gusto che ti rimane in bocca è proprio, mamma mia. Ventresca di tonno scottato alla carbonella con wasabi fatto in casa. Abbondante alla fine. Cioè potevano essere due fettine, invece sono, cioè lo you can eat. Quando ti portano il tataki te ne portano di meno. Tipo quello in scatola. Sono infinite volte più buono. E saporito. Il wasabi è molto più delicato. Io sono persino pieno. Mangiare abbiamo mangiato. Quindi ne mancherà una. Dannazione. Siamo quasi giunti alla fine del nostro percorso culinario. Bagno. Direi non male. Abbiamo quasi finito comunque. Torniamo a noi. Pure la tempura riesce a essere leggera. Questo è rosmarino. Ma lei è esperto di sushi. Beh, ho fatto una settimana mangiando solo sushi, vedo un po' lei. Però mi ha speso più oggi che in tutta la settimana solo sushi. Io sono pieno. Cioè, siamo riusciti pure a mangiare tanto. All'olio che inizio tu mangi tutto subito. Poi invece è tutto diluito nel tempo. Costata. Costata sì. Tanto anche costata. Madonna. Amazing. È tutto morbido, tutto. No, esatto.
fa il dolce. Bisogna raccogliere il più possibile perché poi non si può fare la scarpetta. Proprio bella tenera. Grazie. Un'esperienza sensoriale. Questo è un pre-dessert. Pre-dessert mi mancava. Assaggiamo questo tacos. Oh, che goduria. E poi si mangia. Con la banana, buono. Banana caramellata e cioccolato. Dolce un po' salato. Altro che pupo. Sì, ma questa mousse è illegale. Cioè, guarda qua, è veramente morbido. E concludiamo con la granita a base di Vermont e wasabi. Cioè, ti fa piacere pure il wasabi. Incredibile. No, ma di cosa stiamo parlando? La granita più buona della mia vita. Va bene, altro giro. Ok, l'antipasto era buono. Il momento della verità. Ristoratori, quanto avremmo speso? Secondo me tre bombe. Tondi tondi. Ci hanno portato i biscottini in questa sfera di cristallo, mamma mia. Cioè, anche i biscottini sono riusciti a valorizzarli con questa cosa qui. È tutto troppo. Meno male che c'è Buddy Bank. Bene, io è stato bello. Allora, grazie. Grazie mille, grazie, è stato mille. Piacere. Questa qua è la cucina. Guardate che bella. Tutto professional. Ovviamente tutto vuoto perché, come dice il nostro Casio da 10 euro, sono le 4 e mezza. Abbiamo fatto chiusura, siamo gli ultimi. Ah, l'ombrello. Oh, ombrello, pareri, opinioni, perplessità, conclusive. Abbiamo speso 305 euro in due, 5 euro di coperto. Ah, ci ha fatto anche 55 centesimi di sconto. Pazzesco. Acqua 3,50 euro, onesto. Cosa ne pensa Tola? Pareri a caldo. Beh, vivi un'esperienza e secondo me vale la pena almeno una volta provarci. Sì, sì, come c'è il bungee jumping, esatto. Il giro con la Ferrari, tutte queste cose qui, una volta. Certo, venire tutte le settimane così, o sei ricco, 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 oppure secondo me non è che ne vale la pena, cioè. Poi ti raccontano i piatti, conosci nuova roba. Sicuramente esperienza positiva. Io devo dire che sarei veramente curioso di provare il vero sushi del vero Giappone. Però, non lo so, spero di riuscire ad andare in Giappone il prima possibile perché io... ho sempre adorato il sushi e questa cosa la volevo provare. Che poi comunque per quello che abbiamo preso ci ha spiegato anche il cameriere che non è un classico. Esatto, e sono le scelte del ristorante, quindi c'era anche tanta roba che non è propriamente sushi. Io decisamente promosso, ci mancherebbe anche, chi siamo noi per dire che non è. E quindi dalla pioggia di Milano, da Tola Fra e da Yaki, era tutto. Oh. Se ci fanno passare, ci vediamo in video futuri. Ciao!